È un cannone spara frecce. Amici, lo scorso video dei TikTok più virali su Minecraft vi è piaciuto tipo un casino, cioè fuori di testa, vi è piaciuto un botto e tutti: oh mio Dio, portare un altro! Ne vogliamo subito! E quindi ne ho portato un altro, proprio così li leggevo i commenti. E quindi oggi nuovo episodio, bello carico di contenuti, quelli belli importanti. Vi invito a lasciare un piace, un commento, condividere il video e soprattutto, se ve lo siete persi dopo questo video o magari quando avete voglia, andatevi a recuperare il primo, perché è il primo di questa nuova serie che potrebbe durare tanto o poco, non lo so, dipende tutto da voi, ma è stato molto interessante. Ma adesso iniziamo. Allora signori, adesso vi andrò a spiegare un po' cosa faremo, però ovviamente, come avrete notato, questo episodio lo voglio fare con le shaders. Lo scorso episodio l'ho fatto in Minecraft normale, adesso appunto lo voglio provare con le shaders. Quindi fatemi sapere voi se preferite fare questo genere di episodi con le shaders o senza. Per me è uguale, anche se in realtà la vista delle shaders mi piace molto, cioè guardate che definizione. Quindi non lo so, fatemi sapere voi. Nel dubbio vi faccio vedere un po' cosa andremo a fare oggi. Allora, questo ignorantissimo, questo è già il mio preferito, infatti voglio partire da questo. Praticamente è un trappolozzo rifattibile per i vostri amici. Tec, vedete che parte la... Il trappolozzo è funzionante, perfetto. Ecco, ora sono costretto a distruggere tutto. Bene, bravo Massa, spacca tutto, sì. Però almeno vi ho fatto vedere che funziona. E ora vi faccio vedere come si fa. Rifattibilissimo in un Minecraft vanilla normale. Qui invece c'è un po' di magia nell'aria, ovvero che schiacciando un pulsante, stuc, che ci dà una mela d'oro. Stuc, che ci dà un'altra mela d'oro. E quindi ora anche questo vi farò vedere come è fighissimo questo qui. Oddio, questo qua compete con l'essere il migliore tra quello e questo in questo episodio, perché in generale i beacon mi piacciono un botto, ma in questo episodio non ve lo faccio vedere adesso? No dai, ve lo faccio vedere dopo, perché questo è un bijou. E invece questo qui, che diciamo che è quello un po' più difficile da riprodurre, o meglio un po' più buggatino da riprodurre, è il creeper sotto il letto. Ora si dovrebbe vedere la testolina un pochino di più. Proverò a rifarlo meglio, però questo è il massimo che ho ottenuto dopo 20 minuti di tentativi. Ma adesso signori, non perdiamo tempo in chiacchiere e andiamo a riprodurre il trappolozzo della vita. Cioè, perché è troppo bello, fidatevi che questo è troppo bello. E appunto c'ho già gli oggetti necessari nell'inventario e quindi iniziamo a scavare. Allora iniziamo facendo un buco normalissimo, al quale ai lati vanno messi i vari pistoni. Perfetto, e poi i blocchi. I blocchi usate quelli che volete, io uso gli stone brick perché mi ispirano particolarmente. E fin qua facile, perfetto. Ora al centro scaviamo ancora di uno per sicurezza e ci andiamo a mettere la lava che non ho preso. Ah no, invece l'ho presa. No, l'avevo presa ma non l'avevo vista. Quindi perfetto, mettiamoci la lava senza bruciare, grazie. Credo proprio che così vada bene. E ok, vedete che per ora è fattibilissimo. Qua dietro scavate due blocchi di distanza dietro ogni coso e ci mettete allora qui i repeater. Ok, e dovete spostarli, schiacciare di due tacchette, quindi due per ognuno, e ovviamente da entrambi i lati, e metterci poi la redstone, la pietra rossa. Quindi andiamola a fare anche di qua per correttezza, altrimenti poi questa parte ci rimane male. Ok, quindi il repeater e clicchiamo di due. Poi prendete dei diamond ore e li mettete qua alla fine per invogliare i vostri amici, ai quali andrete a fare il trappolozzo, appunto ad andare a prendere questi diamanti, perché loro diranno: oh mio Dio, questi diamanti sono bellissimi e sono pure facilissimi da prendere. Sì, certo. E poi qua sopra andate a chiudere il tutto, perché dobbiamo farci una sorta di muro, così appunto questi pistoni non si andranno a vedere, e diciamo che è anche molto più stiloso. Qui ci facciamo questi cosi qua, ora vi faccio vedere a cosa ci servono. Cioè, e che fai, non ce li metti muretti per far vedere al tuo amico che non cadrà in nessuna trappola? Certo che ce li metti muretti. Qua ci metti il filo, il wire, che vedete non si vede per nessuna ragione e per ora appunto non parte, ma adesso vi faccio vedere come farlo attivare grazie alla redstone torch. Quindi appunto piazzando qua la torcia di redstone e idem qua la torcia più la redstone, passando qui stuc che si aprono questi, ovviamente questi non si aprono, però una volta tornati indietro si apriranno. In ogni caso fidatevi che i vostri amici, ai quali non crederanno al trappolozzo, vedranno semplicemente dei diamanti bellissimi e diranno: oh mio Dio, devo prendere quei diamanti, andranno qui correndo e poi sboom che cadranno nella lava. Io ovviamente sono saltato via perché lo sapevo già, ma anche voi lo sapete già, e quindi non cadrete nel trappolozzo. Quindi
Perfetto, primo TikTok approvatissimo, cioè il primo è stupendo, bellissimo. Il secondo che voglio andarvi a far vedere è questo qui, praticamente design facilissimo, proprio una stupidata, ci mettiamo un minuto e grazie a un semplice click vi darà delle mele d'oro. Cioè, voi siete lì che dovete fightare i peggio mostri, i peggio boss, dite come faccio ad ottenere gli oggetti, mela d'oro, e lo andiamo a provare. Allora, il design è facilissimo, dovete fare sempre con i blocchi che volete, appunto una cosa a forma di porta, qua ci potete mettere dei blocchi sempre che volete, io ci metto l'iron, però ora vi vado a spiegare una cosa, dopo ovviamente aver messo la porta in questa maniera. Quindi il dispenser va messo in questa direzione con la bocchettina appunto sparata verso di voi e la porta, avevo sbagliato lato a metterla, bisogna metterla di qua. Ok, perfetto, ovviamente con un bottone che non ho preso, no, sto sbagliando. Quindi button, io mi prendo questo qui che diciamo ci sta anche bene e ce lo mettiamo qua così. Perfetto, ora qua dentro c'è andata a mettere, ho visto uno zombie, signor zombie, sto cercando di costruire, grazie. Qui dentro ci mettete quello che volete, in questo caso ci metto 4 mele d'oro. E una volta cliccato il tutto, stuc, che vi lancerà la vostra mela d'oro. Ora, volendo, potete anche non metterli i blocchi qua dietro. Voglio farvi vedere una prova senza blocchi e mi dite cosa preferite. Noi facciamo così, senza blocchi, vedrete che si apre la porta e te lo lancia fuori. Però, comunque, la scelta è vostra. Potete metterci dentro quello che volete, nella quantità che volete. E soprattutto scegliete se utilizzare i blocchi o meno. In ogni caso, stuc, la mela vi arriverà fuori, passando attraverso i blocchi. Quindi, altro TikTok fatto, altro TikTok approvato. E ora passiamo al migliore, signori, passiamo al migliore. I blocchi, sempre usate quelli che volete. Io ho utilizzato questi stone brick perché mi sembrano molto rudimentali e utili per questo, appunto, progetto che sto andando a fare. E per ora ci dobbiamo piazzare semplicemente queste cose. Stupidata totale. Vedete che con la redstone parte a manetta, tipo che non si ferma più. Esatto, proprio più letteralmente. E poi ovviamente dovremmo piazzare un dispenser. Io ne ho piazzati due, però ovviamente ne rompiamo uno. E questo sarà il nostro lato. Ora fatemi vedere quanto avevo fatto. Allora prendiamo altri 3 blocchi da mettere qui. Esatto. E altri 2 qua davanti. Ci piazziamo una fence gate. Vediamo. Perfetto. Volendo, non è obbligatorio, ma rende molto l'idea. Possiamo piazzare anche queste trapdoor, che appunto vanno a rendere l'idea. Non so se avete capito cosa sto andando a fare, ma è una figata totale. Poi obbligatoriamente dobbiamo piazzare altre trapdoor intorno a questo blocco, altrimenti la lava in mezzo va a cadere, vedete che c'è la lava, e adesso appunto ci mettiamo la suddetta lava. Oh, fatto! E voi direte, e quindi? E quindi ora vi faccio vedere, dov'è il dispenser? Mettiamo dentro 64 frecce, prendiamo la nostra cara amata redstone, siete pronti alla magia? Siete pronti alla magia? Sbam! Cioè, guardate le nostre frecce come volano. Quindi è un cannone spara frecce. Ah, ovviamente dovete aprire la fence, il cancellino. Cioè, guardate che figata! Stuc, 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 mettete che c'è un tipo qua, tipo... Cioè, se le prende tutte in testa. Bellissimo. E anche questo qui, stupidatissima da fare, lo voglio riprodurre nella mia serie vanilla. Cioè, un cannone spara frecce del genere, chi non lo vuole avere in casa? Alzi la mano chi lo vuole avere in casa. So che hai alzato la mano, sei stato bravo. Stupendo. E quindi boom, ha provato anche questo. Per ora uccidiamolo un attimo, perché altrimenti non sta più fermo. Questo perché è morto, amico? Perché sei morto? La cosa un po' più scomoda da fare l'ho tenuta per ultima, perché diciamo che è quello meno fattibile o comunque più buggato, è il creeper. Sì, in teoria dovrebbe essere un creeper sotto il letto. Ora devo... Cioè, in ogni episodio c'è una cosa che non funziona. Guarda che ci ricordiamo tutti di te, pupazzo di neve, cosa credi? Vabbè, metto il tempo giorno, prendo gli oggetti e proviamo a rifarlo. Allora, tutto ciò che vi serve sarà un armor stand, testa di creeper, letto, pistone, slab e questo qua per attivarlo. Ok, allora, quindi facciamo una buca 4x4 di profondità 2, ok. E in teoria lo inseriscono il creeper tramite un minecart. Però, non funziona più di tanto, quindi lo inseriamo così. Però, come vedete, è troppo basso, quindi mi ero dimenticato di mettere sotto uno slab, che potrebbe essere cosa buona e giusta. Cioè, diciamo che questo è un po' fatto alla Master. Vedete che spaccando qui cade, esatto, c'è il creeper. Sni. Qua ci dobbiamo mettere, esatto, altri 3 pezzi. E in teoria, tramite un pistone,
messo così, no, così, no, perfetto, così. Ok, potrei essere un genio, ho messo un carto, ho fatto tutte robe strane e in teoria la testa si è spostata, non di quanto volevo. Vabbè, allora, non si copre di quanto voglio, però vedete che è già un po' più su. Non lo so, volendo si può giocare un po' coi pistoni e spostarlo, però non è che dobbiamo coprire per forza, alla fine. Qua si vede anche di meno coprendolo, quindi magari abbiamo risolto un pochino un bug. Cioè bug, è tutto buggato, non c'è niente di normale, però dai, magari. Cioè, ormai è un marchio di fabbrica, ce n'è uno buggato per episodio e soprattutto sto tempo mi dà un fastidio, ma come si fa a settare il tempo permanentemente giorno e permanentemente clear? No, perché ogni volta continua a far notte ogni 3x2. Quindi, signori, questi erano i nostri piccoli trick, i nostri piccoli segreti da riportare su Minecraft, fatti su TikTok. Vi invito ad andare a vedere anche l'episodio precedente per chi se lo fosse perso, perché abbiamo fatto robe fighissime, tipo questo passaggio segreto devastante, oppure una cucina, ve le faccio rivedere alla veloce, questo beacon fatto di cristalli e robe varie, ve le faccio vedere esatto con le shaders. Sto schifo, in teoria qua c'è un pupazzo di neve, ma non funziona, cioè funziona ma non spara via la neve come vorrei. Questo è un apparentemente beacon normale, ma in realtà è un cancello tramite delle fence messe qui sotto. E questo è un altro passaggio con la lava e con i trip wire. Quindi, signori, salvo ed esco dal mondo. Spero che questo video vi sia piaciuto. In caso consigliatemene altri come avete fatto nel video precedente, che vi è piaciuto tantissimo. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!